In questo video andiamo a vedere insieme degli esercizi semplici da fare a casa per decomprimere la schiena e avere un sollievo immediato dal dolore. Alma Fisio, curare, non trattare. Ciao amico e amica di Alma Fisio. In questo video andiamo a vedere insieme i miei esercizi preferiti quando ho mal di schiena, quando voglio avere un sollievo immediato dal dolore. Sono esercizi che vanno a lavorare su tutta la schiena, dal tratto cervicale al toracico e fino alla lombare. Ma per ognuno di loro c'è una zona specifica in cui c'è un'azione particolare proprio sui dischi intervertebrali, proprio per alleviare quel dolore forte. Vedrai che nel giro di 30 secondi potresti già avere un sollievo immediato. Vada bene però, guarda il video fino in fondo perché alla fine ti parlerò anche di quando utilizzarli, in che maniera e cosa soprattutto aspettarsi se il problema non si risolve, se il problema non va come vorresti. Mi stavo dimenticando. Tutti questi esercizi sono prima di tutto sicuri. Non ci sono rischi, anche se hai dolori, anche se hai un'artrosi o un'ernia. Anzi, sono proprio perfetti per queste situazioni. Puoi farli a casa e non ti servono particolari supporti se non al massimo un lenzuolo e un asciugamano. In aggiunta puoi farli tutti i giorni evitando così di andare dal chiropratico o dall'osteopata perché hai la stessa efficacia facendolo tu da solo a casa. Iniziamo allora con il primo esercizio che va a lavorare sul tratto cervicale. Nel primo esercizio andremo ad applicare uno stiramento del tratto cervicale. Hai bisogno di un cuscino da posizionare sotto le ginocchia e di un asciugamano. Ti farò vedere anche come farlo senza asciugamano. Mettiti di fronte a una cassettiera, a un tavolo o alla scrivania del tuo lavoro. Utilizza il bordo esterno della tua mano dalla parte del mignolo e appoggialo esattamente sotto il tuo occipite. Stendendo i gomiti applicherai una pressione proprio al collo. Ma la vera trazione la sentirai quando lentamente vai a portare il peso sui talloni. Come vedi, non ci sarà bisogno di andare fino in fondo a sederti sui talloni, ma semplicemente portare il peso in quella direzione andrà a applicare una forza di trazione proprio sul collo. Tieni la posizione 20-30 secondi e ripeti per almeno 3-5 volte. Adesso andiamo a farlo anche con l'asciugamano, che potrebbe essere più semplice. Applica l'asciugamano sempre alla base del cranio, andando a spingere con la mano in avanti e in alto. Tieni la posizione, andando lentamente a portare il peso sui talloni e fai dei respiri profondi. Inspira dal naso e quando espiri cerca di andare a guadagnare un po' di trazione andando verso i talloni. Deve essere una posizione piacevole, non fastidiosa e non dolorosa. Devi sentire un immediato sollievo ai tuoi dolori cervicali. Nel secondo esercizio andiamo ad applicare una trazione a livello lombare e per questo utilizzeremo come leva per aprire i forami intervertebrali e dare sollievo per una possibile ernia o protrusione. Hai bisogno di un asciugamano o di un cuscino morbido da mettere proprio all'estremo della tua scrivania. Appoggiati con la pancia sopra e lascia che il peso delle gambe vada ad applicare la trazione. Come vedi, solo le punte dei piedi sono appoggiate al pavimento proprio per creare una leva e lasciare le ginocchia penzoloni. Per aumentare ancora di più la trazione, la decompressione, puoi allungare le braccia in avanti. Tieni questa posizione
almeno 20-30 secondi e ripetila 3-5 volte. Nel terzo esercizio hai bisogno di un asciugamano e di una lattina. Arrotola la lattina all'interno dell'asciugamano. In questo modo avrai il tuo foam roller fatto in casa senza doverlo comprare. Posiziona l'asciugamano al centro del tappetino e lentamente vai a sdraiarti sopra, in modo tale che la lattina vada proprio a cadere. Cinque volte. Guardando in alto sentirai anche tensione sugli addominali che verranno stirati. La progressione di questo esercizio, efficace per chi ha dolore nel piegarsi in avanti, è quella di mettersi a quattro zampe, afferrare ancora il lenzuolo e lentamente andare a sedersi sui talloni. La posizione in flessione più la tensione e la trazione del lenzuolo o della cintura andranno a decomprimere i nervi e a darti un sollievo. Se riesci, allunga le braccia in avanti, rilassa la testa e respira profondamente, mantenendo questa posizione per 30 secondi. Thank you.
Per finire, l'ultima progressione sono delle oscillazioni a quattro zampe, sempre con l'ausilio del lenzuolo che applica una trazione. Scivolo indietro e poi vengo avanti. In una ondulazione costante e continua che mi permette di mobilizzare le vertebre, aprendo gli spazi e avendo un sollievo immediato. Adesso che hai sperimentato, adesso che hai visto quanto sono efficaci queste manovre, queste tecniche, adesso che hai già sentito il primo sollievo, è importante però approfondire per sapere come utilizzare queste tecniche, quando utilizzarle, ma soprattutto cosa aspettarsi e che risultati avere. Perché è importante questa cosa? Perché molti di voi, magari anche tu, potresti avere un temporaneo sollievo ma poi avere un problema che ritorna e ritorna. Le tecniche sono efficaci, sì, ma nel breve termine ti danno appunto un sollievo. Non sono però una vera cura, perché sono degli esercizi passivi che non modificano poi la tua struttura fisica, che non portano a dei cambiamenti nella tua persona. Ed è proprio per questo loro pregio, per questa loro capacità di dare un sollievo immediato e veloce, che hanno però anche il difetto di non essere tecniche che possono durare nel tempo, su cui poter contare per risolvere definitivamente il problema. È per questo che io le uso e le consiglio solo nei casi acuti, solo nei casi in cui c'è un blocco di schiena, c'è un dolore forte e la persona vuole avere una strategia facile e veloce per avere un sollievo. Il mio amico e collega, il dottor Fabio Bernardi, usa questa metafora che è molto intelligente. Per nutrirti, cosa fai? A volte fai dei pasti, a volte fai degli spuntini. Puoi vivere tutta la vita a spuntini? No, ogni tanto hai bisogno dei pasti. Però gli spuntini possono aiutarti in determinate situazioni a superare la fame, a tirare avanti. Questi esercizi di sollievo sono proprio come degli spuntini. Li utilizzi ogni tanto, saltuariamente, quando ne senti la necessità. Ma non sono un vero e proprio pasto, non possono nutrirti come un vero e proprio pasto. Il pasto è un altro percorso, un esercizio di cura e di superamento del dolore fatto di esercizio fisico, nutrizione e corrette abitudini nell'andare a dormire. Per cui usa questi esercizi, usa queste tecniche come degli spuntini, ogni tanto. Ma non credere che ti risolveranno il problema definitivamente, perché per quello hai bisogno dei tuoi pasti almeno 2 o 3 volte al giorno, diciamo 2 o 3 volte alla settimana. Fai quindi esercizio fisico per rinforzare la parte che è debole, per rinforzare la tua schiena. Vuoi sapere quali esercizi fare e come? Clicca qui in alto perché c'è un'intera playlist di esercizi e di video che ti dimostrano in pratica quali esercizi fare per rinforzarti. Modifica anche la tua nutrizione. Avere una dieta antinfiammatoria facilita i processi di riparazione, facilita e accelera il processo di riparazione e di superamento del dolore. Clicca qui in alto per avere tutte le indicazioni su come portare a termine una dieta antinfiammatoria. Per finire, dormi almeno 8-9 ore al giorno. No, non è vero che puoi andare avanti con 6 ore. No, non è vero che una persona adulta può dormire 6 ore. Tutte le persone adulte, a meno che non si tratti di casi eccezionali come Leonardo da Vinci, devono dormire almeno 8-9 ore al giorno, di un sonno profondo e ristoratore. Se fai fatica ad addormentarti, se fai fatica a dormire, quello sicuramente influenza in maniera grande il tuo dolore e la tua intensità del dolore. Impara a crearti un ambiente che ti porti a dormire profondamente. Se non sai come, clicca qui in alto perché nel video indicato ci sono 6 consigli che non costano niente ma che cambieranno enormemente il tuo modo di dormire. Per finire, metti un pollice in su, iscriviti al canale, condividi il video con tutti gli amici che stanno soffrendo di mal di schiena, di mal di collo, si sono bloccati, non sanno cosa fare e hanno bisogno di un veloce sollievo. Noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao e grazie!